un appello rivolto ai politici locali e non solo, quello lanciato dal Comitato Le Brecce, che ormai da anni si batte per chiedere una manutenzione di quest'area a sud di Sassonia di Fano. Tante nel tempo le promesse fatte dagli amministratori che hanno eseguito sopralluoghi e presentato progetti, poi cessinati o in ogni caso non andati a buon fine. Ora si spera almeno nelle scogliere. Infatti, nei giorni scorsi, l'assessore regionale alla difesa della costa, Stefano Aguzzi, aveva annunciato l'innalzamento di quelle soffolte grazie a un finanziamento statale di 500.000 euro, un intervento che andrebbe a risolvere uno dei tanti problemi che affliggono questa zona dell'ex poligono ed ex pista dei go-kart. Quest'area qui è stata vincolata dalla sovrintendenza perché qui è un sito del poligono militare che è stato acquistato dal comune di Fano e nel 2006, così visto la nuova legge ambientale del 2004, hanno ritenuto opportuno che questo sito, questo luogo, diventasse un monumento storico. Ma io, vedete voi insomma le condizioni, poi a parte il discorso della Montagnola, di questi muri che stanno riemergendo, ma tutta l'area, compresa il capannone e quei muraglioni lì chiamati le quinte, che qui era tutto il poligono. È un'assurdità perché non si capisce, purtroppo quest'area rimane in queste condizioni. Ma il danno maggiore, ha proseguito Ginesi, deriva dall'erosione della costa e fino ad oggi si è cercato solo di tamponare inutilmente il problema. Delle spese inutili per i cittadini. Pensate che la Montagnola un paio di anni fa hanno speso 40.000 euro per mettere una specie di rete così di protezione ed è prevista ancora tuttora un altro progetto di 185.000 euro, io naturalmente questi dati li prendo dagli articoli di giornale, per la protezione di questa Montagnola, ma non ha senso se non vengono rialzate le scogliere. Oltre alla difesa della costa, ha ricordato Ginesi, tempo fa si pensava addirittura di trasformare questa zona in un'area di svago, ma così non è stato, esattamente come per la famosa strada delle barche, per la quale si sono susseguiti diversi problemi. Era una struttura che ci permetteva poi di sistemare la zona. Purtroppo è nato un contenzioso tra lo Stato e lo Stato, perché tra la sovrintendenza delle belle arti e il comune di Fano. Noi cittadini queste cose non riusciamo a capirle, anche perché si spendono i soldi inutilmente, addirittura sono arrivati al TAR per chiarire, per vedere un po' questa situazione. Mi sembra una cosa abbastanza assurda, che succeda questo, che dei soldi dei cittadini vengono spesi così inutilmente. Lei che è residente, come giudica quest'area? No, io il grande degrado che vediamo, stiamo vedendo un degrado enorme, avevamo fatto la richiesta continueremo a farla per trasformare l'area in un parco pubblico, in un qualcosa. Perché per me potrebbe diventare un'area come una piccola baia Flaminia, che farebbe invidia a parecchia gente. In più sto parlando anche a nome di altri cittadini, di diversi cittadini che sono qui residenti, il problema dell'inquinamento acustico all'estate e gli scarichi, specialmente scarichi di tutti i generi, rifiuti ma anche altro. E lei invece abita qua da poco tempo? Io abito qui dalla fine del 2016, sono fanese, prima abitavo a Rosciano. E mentre lassù il quartiere viene gestito completamente dai residenti e quindi viene tenuto abbastanza bene, il comune ha lasciato praticamente la gestione del quartiere a Rosciano, e qua giù c'è praticamente un discorso di abbandono completo, cioè inutile proteggere una Montagnola come hanno fatto quando di fronte le scogliere non vengono fatte per destinarle, quei soldi destinati a queste scogliere destinati ad altre zone, non ha senso, non si può abbandonare dei tratti perché ne va a discapito dell'intero litorale. Iniziamo Ponte Sasso quando non abbiamo ancora finito Fano. Tutta la zona qua è in degrado completo. La zona Baia Metauro, io ci abito da poco, ma negli arco degli anni è sempre peggio. Ho visto delle foto anche io tempo fa, anni fa, quanto è l'anno scorso, mi sa che l'hanno fatto lo scolmatore o l'altro anno, non mi ricordo bene, e dove viene giù acqua putrida quando piove.
no? Allora voglio dire, perché questa zona la vuoi portare proprio al degrado sempre di più anziché migliorarla? Cioè fai gli scolmatori, le scogliere non le fai, la zona go-kart lasciata all'abbandono, le strade che sono pietose, i parcheggi che non vengono fatti, c'è una zona laggiù stupenda per quanto riguarda la, i bagnini, no? Tutta la zona di spiaggia, così è stupenda, sarebbe la zona migliore di Fano come strutture, no? E invece viene lasciato completamente così all'abbandono. Bisogna darsi una regolata, voglio dire, insomma, facciamo le cose, facciamole bene, facciamone poche, ma facciamole bene.